Sì, sì, sono, sei al centro? Sono al centro. Sei al centro d'attenzione. Buongiorno al flash acquatico, eh. Zitto! Perché il volo non deve sapere nulla. No, spieghiamolo perché altrimenti sembra... Buongiorno, Marco De Tullio. Ciao, ciao a tutti. Bravo, sì, distanza c'è, ce la possiamo togliere. Dicevamo, oggi è mercoledì. Mercoledì, sì. Giornata di singolo. Come di singolo? Un allenamento solo. Sembra un gioco di tennis, che poi non è, con Morini. Siamo ritornati a Ostia, finalmente. Sì, finalmente. Dopo qualche volta che siamo stati a Livorno, qualche settimana, siamo tornati qui e ci staremo fino agli assoluti. Bene, no, dicevamo che mercoledì tu vorresti fosse un po' più leggero, no? Perché altrimenti fai allenare solo te. Perché stamattina ho avuto un impegno, quindi oggi pomeriggio... No, ma ci racconti qual è l'impegno, perché... Dovevo andare dal dentista. No, ma sì. Veramente? Sì. È perché parte tutto quanto dalla bocca, è vero? Sì, è vero. Molto importante, sì. Parte tutto quanto dalla bocca, per cui... Quindi, fanbite. Probabilmente ma sì. Ma dice, come faccio a saperlo io questo? La prossima volta vediamo, prossima visita. Quindi cerchiamo un equilibrio generale, vabbè, sì. Ma questo lo facciamo quando? Dopo gli assoluti, prima degli assoluti? Se riesco prima. Poi inizio la terapia dopo, però valutiamo anche con gli impegni. Senti, a proposito, tu sei un poliziotto, esatto. E ovviamente sei anche atleta, soprattutto le due cose si sommano, ci sono le Olimpiadi, il presidente federale ha detto la scorsa settimana vacciniamo tutti quanti gli atleti, sì. Azzurri, tu sei, non sei azzurro, sei azzurrissimo, azzurrina, sì. Sei un azzurrino. Ecco, detto questo, quando è che ti vaccinano? Io venerdì. Faccio il vaccino, cioè così, venerdì, l'ho saputo ieri, per fortuna si erano liberati dei posti perché inizialmente in polizia dovevano fare prima gli atleti qualificati e poi a scalare, invece poi c'è stata una correzione, hanno fatto prima tu dirigenti. Sei qualificato e sì. A salire. Insomma, poi hanno fatto i tecnici e adesso iniziano gli atleti. Bella cosa, è già un punto di partenza. No, sì, certo, sicuramente. Per sentirsi più tranquilli, per sentirsi più... Infatti io faccio prima degli assoluti, quindi so, un po' più tranquillo. Così andrai all'assoluto sereno, rilassato. Insomma, più o meno. Perché poi 400, no? 400 sicuramente, 200 sicuramente, gli 800 stiamo valutando. Con chi stai valutando? Ne devo ancora parlare, ecco perché... Ma stai parlando con Detti? Me la state giocando? No. Che dice lui? Gabri? Sì. Gabri vuole andare forte negli 8, sicuramente perché è la sua gara. Te l'ha comunicato, quindi è cioè, sì, sì, al californiano che saresti tu, no? In California. Io sì. Vorrei andare forte anche nei 2, sinceramente, stiamo provando a fare lavori un po' più specifici. Però se volessimo fare, a dire su InBiz, un'anticipazione, perché dai, facciamo un'anticipazione. Sai com'è? No, ma io prima delle gare non parlo, non dico, tutti quanti giustamente scaramantici, ma fino a un certo punto. Però facciamo un'anticipazione. Mi sento meglio e mi piacerebbe di più, insomma, 2, 4, 8. Dove vediamo il De Tullio? Ma sicuramente penso nei 400. Quando sono in forma i 400 vengono sempre bene. I 200 qualche volta sì, qualche volta no. Devo un po' trovare la costanza in questa gara un po' diversa, che non faccio quasi mai. Però sicuramente voglio andare forte nei 400 e cercare di fare un buon tempo. Poi i 200 me la vorrei giocare... Per la staffetta, sicuramente. Ritorniamo con la staffetta. Sì. Perché poi Tokyo. Tokyo. Tu che notizie hai? Cioè che ti dicono? Per ora si fanno. Beh, certo che si fanno. Senza pubblico. Sì, sì. Però si fanno. Si fanno, quindi ci si fa anche la staffetta. Quindi certo. C'è un certo, come dire, assembramento per la staffetta. Sì, tutti fermi lì. Tante persone, saranno 6 o 7 persone comunque... Tutte valide, sarà molto difficile scegliere. Sì, tutte valide, però mettiamole tutte quante dietro, perché tanto qui non ci sono amici. Quando... No, in gara assolutamente al no, botto, in staffetta amici. Amici. Però dobbiamo arrivare a fare la staffetta. Appunto. Poi invece sui 4, tanto per provarlo, per rodarlo un po'. 400 sì, non lo nuoto da tanto, poi nel 2020 ho fatto solo un 400. Beh, 2020 è stato un anno disgraziato, sì, diciamo. Sì, sì, sì. E adesso si riprende poco poco. Poi peraltro, scusami, c'è anche l'europeo di Budapest. Sì, no? Infatti noi dopo gli assoluti andiamo in altura. Ah, dove? Livigno. Ci riproviamo. Un posto a caso. Speriamo, adesso ci sarà il sole, ci sarà un po' meno di sole. Insomma. Quell'altra volta a Livigno, insomma, è stata una cosina un po' così. Infatti ci riproviamo, speriamo vada meglio stavolta. Un po' turbante.
è difficile tornare lì. Vabbè, adesso vai da vaccinato, si spera che siano tutti quanti vaccinati, insomma, infatti. In qualche maniera no, si recupera il tempo. Per... E dopo Livigno? Dopo Livigno qualche settimana e partiamo per l'Europeo. Su, senza... Beh, scarico, sì. Scarico, no. Vedremo in corso d'opera. Ah, quindi vediamo questa è la strategia, che poi chiederemo anche a Morini. Sicuramente alleggeriremo abbastanza, perché comunque è una gara importante. Ti ricordi che qualcuno scese, era il 2017, dalla montagna direttamente, era una certa divina presenza, sì. Federica Pellegrini, arrivò proprio a Budapest e sorprese tutti quanti perché andò come una scheggia e vinse i famosi i 200 stile. Sì, quindi anche se strategia... lei fa un'altura diversa, lei scende proprio qualche giorno prima delle gare. Invece per il Moro dobbiamo fare un periodo di adattamento giù, prima di cioè gareggiare. Prendete l'aereo da Livigno e andate direttamente a... No, noi no. No, tanto anche perché... Ma Livigno, l'aeroporto, vabbè, sulla neve. Vabbè, si fa per scherzare, ovviamente. Sì. E dopodiché ci sarà il Sette Colli. Dopodiché Sette Colli, spero faremo un'altra trasferta, magari al mare. Ah. Non lo so, non si sa ancora. Tutto... Però io spero che comunque al mare si... Beh, comunque ti vediamo sorridente, pieno di energia, positivo nel senso positivo, quello giusto che ci deve essere il termine, quindi andiamo alla grande, no? Beh, certo, in questo periodo bisogna essere così, bisogna affrontare al meglio questa situazione e arrivare preparati all'assoluto e ai prossimi impegni, ancora più importanti. Poi non finiscono lì, perché poi va il prossimo anno, c'è cioè una roba, cioè un programma che è una... Ma tanto tu sei giovane, no? Vabbè, io ho sicuramente tempo. Senti, poi dopo, a parte i denti, cosa c'è da sistemare? Abbiamo tutto quanto la testa la stiamo sistemando. In che senso la testa, scusa? No, detta così. No, fisicamente ti senti un bel torello, no? Ancora no. Va bene, bisogna mettere a punto. Devo alleggerire un attimo ancora un po' di più, però prossima settimana vediamo di prepararci al meglio. Bene, cioè, meglio di così. Tanto noi siamo qui. Infatti. E su InBiz ti insegue. Come sempre. Ti segue e quindi ci vediamo all'assoluto. All'assoluto, certo. Buon su InBiz a te. Grazie. Alla prossima. Ciao. Grazie. Ciao.